E Radio Radicale, siamo con Angelo Bonelli dei Verdi per parlare di come si è infiammato lo scontro sullo sciopero del 17 novembre dopo la valutazione del garante che ha dichiarato che e ricordato che questo non è uno sciopero che ha il carattere generale. Allora, lei come ha trovato tutta la polemica per come si è sviluppata tra Salvini e Landini? Politicamente strumentale da parte di Salvini, perché Salvini deve spiegare la ragione per la quale nei mesi precedenti sono stati autorizzati sette scioperi generali da confederazioni sindacali minori e lui non ha avuto nulla da ridire, ma al di là se abbia o non abbia avuto qualcosa da ridire, il problema è che ci troviamo di fronte a politiche che questo Salvini è di cui questo Salvini è portatore, ovvero l'azzeramento del Fondo Nazionale sul Trasporto Pubblico, la riduzione delle risorse per la sanità, anzi ne vengono date alla sanità privata, il taglio alle pensioni. Allora la domanda è perché non è legittimo protestare, visto che è rimasto solo questo strumento e questo diritto costituzionalmente tutelato? Allora, le volevo chiedere se è stato opportuno da parte del ministro Salvini, visto che lui ha il potere anche di precettazione, intervenire in questo scontro con Landini. Perché, ripeto, dietro tutta questa questione c'è tutta una strumentalità politica da parte di Salvini che vuole occupare la scena politica, un giorno è una cosa, un giorno ne è un'altra. Oggi è questa questione molto delicata perché due sigle sindacali importanti, la CGIL e la UIL, scendono in piazza con uno sciopero generale che costa ai lavoratori e alle lavoratrici per protestare contro le politiche di questo governo, che sono politiche che privilegiano ad esempio gli extra profitti delle banche, 43 miliardi di euro, gli extra profitti delle società energetiche, su cui questo governo non ha ritenuto di dover prelevare nemmeno un centesimo di euro mentre sta prelevando i soldi dalle tasche dei cittadini, tagliando pensioni o ad esempio azzerando il Fondo Nazionale sul Trasporto Pubblico. Cioè di questo si parla, cioè della volontà di mettere il bavaglio alla protesta. Lei ritiene che il quadro normativo che stabilisce lo sciopero generale sia chiaro nel nostro paese o dovrebbe esserci una legge un po' più definita? Ma lo è stato chiaro sino ad oggi? Però nel momento in cui le due sigle più importanti dichiarano lo sciopero generale, interviene Salvini che caso strano, che deve, su questo deve essere data una spiegazione, anticipa il parere della Commissione di garanzia. Poi vediamo che nella Commissione di garanzia ci sono esponenti che hanno ricoperto ruoli chiave dentro i dicasteri dei ministeri o della Presidente del Consiglio, o come capo di gabinetti o come consulenti giuridici. Allora sorge un dubbio. Quindi secondo lei il garante non è terzo, secondo il suo modo di vedere? Non è che il garante non è terzo, non è terzo il giudizio che è stato espresso, perché se sono stati autorizzati precedenti scioperi, ripeto, di sindacati minori e di fronte invece a due sindacati che rappresentano la stragrande maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici, si usa questo metro di giudizio, facendo anticipare dal Ministro delle Infrastrutture che non ha alcuna competenza in merito, devo dire, veramente si evidenzia la strumentalità politica di chi vuole utilizzare questo scontro a fini elettorali. Nella definizione di sciopero generale, ritiene che debba essere valutata o meno l'assenza della CGIL, della CISL? Ma la CISL ha ritenuto di non farlo, ma come legittimo, è stato legittimo per confederazioni minori di poter convocare lo sciopero generale, ma qual è la ragione per cui la CGIL, il maggior sindacato italiano, insieme alla UIL, un altro sindacato tra i più importanti, non possano convocare uno sciopero generale? Si aspetta tante precettazioni e su questo sarà necessario vigilare. Io spero che in questo Paese non sia tolto l'ultimo diritto che è garantito ai lavoratori e lavoratrici per evidenziare il problema di politiche inique dal punto di vista sociale, economico e io aggiungo anche ambientali, perché la ricaduta è anche evidente. Spero vivamente che non si realizzi questa svolta che per me è autoritaria, che però fa il paio con la riforma costituzionale di chi oggi vuole un uomo, in questo caso una donna sola al comando, di chi sogna di fatto questo ridisegnare in maniera verticale l'assetto dello Stato. Grazie come sempre ad Angelo Bonelli dei Verdi.